Salmo 136 è definito il grande Hallel e veniva cantato in forma litanica nella celebrazione della Pasqua ebraica, dopo aver cantato il piccolo Hallel, che consisteva nella recita di ben 5 salmi, dal 113 al 118. Questo salmo è molto famoso. È molto famoso perché è un canto della storia della salvezza, declinato in una forma litanica, una sorta di litania che si canta, si recita tra solista e assemblea. È in questa storia della salvezza che questo salmo intende riassumere come una grande catechesi l'opera che Dio ha fatto per il suo popolo. Ecco perché si recita proprio durante la notte di Pasqua. Il grande Hallel, potremmo dire che è il credo pasquale del popolo ebraico. È il credo di coloro che si riuniscono per celebrare la festa della Pasqua e ricordare la liberazione del popolo dall'Egitto verso la terra promessa. Questo grande inno si divide in tre parti fondamentali. La prima parte è la considerazione che Dio è grande e misericordioso nel mondo creato. Il testo recita proprio così: rendete grazie al Signore perché è buono, e la litania ripete, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie a Dio degli dèi perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie perché il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte perché il suo amore è per sempre. Questa prima parte del Salmo, vedete, come un ritmo che chiede a tutta l'assemblea di riconoscere l'amore di Dio, guarda la creazione. Quasi si fa una sintesi dei racconti con cui Dio ha voluto creare il cielo e la terra e li ha fatti nell'armonia e nella bellezza del cosmo. La seconda parte del Salmo, dalla creazione, passa al tema della liberazione. Dai versetti 10 fino al versetto 20, il Salmo ricorda le meraviglie di Dio, del suo amore per la liberazione dei primogeniti dall'Egitto, dell'uscita da Israele, della difesa del popolo inerme di fronte alla potenza del Faraone, del cammino che il popolo ha vissuto lungo il tema del deserto e della potenza che Dio ha dato a questa comunità debole e fragile. Si riconosce dunque che l'amore di Dio dà la forza anche a chi è debole di poter uscire dalla schiavitù e di andare verso la terra promessa. E per finire, l'ultima parte del Salmo ricorda che Dio salva e libera, però senza dimenticare che viviamo ancora una volta per il nostro peccato l'esperienza dell'umiliazione da parte di altri popoli. Nella nostra umiliazione Dio si è ricordato di noi perché il suo amore per sempre, e ci ha liberati dai nostri avversari perché il suo amore per sempre. Egli dà il cibo ad ogni vivente perché il suo amore è per sempre. E il Salmo si chiude con un grande rendimento di grazie. Rendete grazie al Dio del cielo perché il suo amore è per sempre. È come un innamorato e un'innamorata che dicono: io ti amo infinitamente, e non si stancano mai di ripeterlo. Così la notte di Pasqua il popolo che cammina nella luce del Signore non si stanca di ripetere che il suo amore è per sempre.